Questo è il luogo per parlare del front office, tanto per essere chiari. E domani mattina la invito a venire nel mio ufficio e le faccio vedere tutta la corrispondenza che ci arriva tutti i giorni dai cittadini imbufaliti del servizio che non funziona del front office, che per scopi elettorali avete voluto accelerare entro con l'inaugurazione del 2 maggio. Ora il problema ce lo abbiamo noi, quindi se vuole poi la faccio incontrare con tutte le sigle sindacali, viene all'incontro con me, così gli spiega anche la bontà degli ulteriori 800.000 euro che andrebbero investiti per il piano superiore, per un complessivo di circa 1.500.000 più 800.000, 2.300.000 più tutte le consulenze che avete fatto fare in questi anni, oltre ai premi ai dirigenti. Guardate, meglio tacere in questo momento, ve lo posso garantire, perché adesso noi per fare una scelta rischiamo una responsabilità contabile, dobbiamo capire come uscire da un angolo. Io lo dico molto chiaramente, lo dico ai consiglieri, perché noi lo viviamo in tutti i giorni, in tutte le situazioni. Chi vuole domani mattina viene da me in ufficio, a disposizione della segreteria, e vedete le comunicazioni che ci arrivano dai cittadini. Volendo non ascoltare, e non è giusto farlo, non sarebbe giusto farlo, l'opinione dei dipendenti, che possono essere comunque di parte, ma che vanno rispettati, perché lavorano in condizioni non dignitose. Quindi, consigliere, lì andava fatta una cosa diversa. Questo è il merito. Per quanto riguarda la delibera, però, francamente,